Enrico Beruschi, ecco quanto prende di pensione. Enrico Beruschi è stato per tanti anni un volto davvero molto noto del mondo dello spettacolo. Il suo ruolo in Drive-In gli ha permesso di farsi conoscere ed amare dal pubblico. Ad oggi, dopo una lunga carriera che l'ha visto anche comico ed attore, Beruschi non appare più in televisione. All'età di 82 anni infatti ha deciso di riposare e, proprio in considerazione dei contributi versati, riceve ogni mese una pensione che gli permette di vivere dignitosamente. Lui stesso ne ha svelato la cifra in un'intervista. Infatti ha rivelato di prendere 2.000 euro ogni mese di pensione, una cifra piuttosto alta se si considera che tanti altri volti dello spettacolo invece non ricevono la stessa cifra, ma altre ben più basse. In molti hanno anche fatto notare che, se non avesse avuto poi successo nello spettacolo, sicuramente avrebbe ricevuto una pensione decisamente più bassa. Prima di riscuotere tutto questo successo, infatti, lavorava come ragioniere presso una nota azienda di biscotti. Se avesse proseguito con questo tipo di carriera, in tutta probabilità non avrebbe avuto una pensione del genere. Beruschi però non è comunque soddisfatto della cifra che riceve ogni mese, ritenendo che avrebbe dovuto riscuotere di più, in considerazione dei guadagni elevati e dei contributi versati nel corso degli anni. Nel corso dell'intervista in cui ha parlato della sua pensione, Beruschi ha ricostruito la sua carriera dicendosi anche insoddisfatto per la cifra della pensione che riscuote. All'epoca dell'intervista, contro di lui si è scagliata anche Monica Setta, dichiarando che sarebbero tante le persone felici di ricevere una pensione del genere. Invece tanti pensionati italiani non riescono ad arrivare nemmeno lontanamente a cifre del genere. Beruschi ha poi raccontato che la sua passione per il cabaret è sempre stata presente, anche quando svolgeva il lavoro di ragioniere. Per lungo tempo si è diviso tra il palco e la scrivania in ufficio. Nel 1972 però ha deciso di abbandonare il suo lavoro per inseguire il sogno di avere successo in teatro. Questa scommessa ha dato poi i suoi frutti, considerando che è diventato un volto molto celebre dello spettacolo. Nel corso degli anni passati è stato anche festeggiato a Striscia la Notizia, per i suoi 50 anni di carriera. Ad oggi non sembra esserci l'intenzione di tornare in televisione, considerando che, nonostante le polemiche, Beruschi può godere del suo patrimonio ed anche della sua pensione ogni mese. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Enrico Beruschi e sapevate questi dettagli sulla sua pensione? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.